Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video degustabox qui a fianco a me, pesantissima come al solito. Io sono curiosa di vedere cosa c'è dentro, però prima brevemente, per chi non sapesse cos'è la degustabox, è una scatola a sorpresa, perché comunque ogni mese voi non sapete che cosa c'è dentro, contiene prodotti alimentari e vi arriva a casa per il prezzo di 15 euro, comprese le spese di spedizione. Se però volete provarla per il primo mese, io in box ho lasciato un codice sconto, quindi potete pagarla un po' meno e scoprire se questo tipo di servizio, chiamiamolo così, vi potrebbe piacere oppure no. A me piace tantissimo, infatti sono ormai anni che continuo a riceverla, ma direi di fermarsi con queste premesse. Vediamo subito questa volta cosa mi hanno mandato. Primo prodotto utilissimo per l'estate, ma soprattutto utilissimo per chi fa sport, chi va in palestra, è questo sport drink al gusto di frutti di bosco. Questo è un prodotto che c'è spesso nella degustabox, è già arrivato di vari gusti diversi e mi fa sempre piacere riceverlo. Poi andiamo avanti con le bevande, è arrivata questa limonata che contiene però anche succo di lime e miele mille fiori. È un po' particolare come prodotto, è biologico, io tra l'altro non l'ho mai visto, quindi non vi so dire se sia un prodotto nuovo oppure se semplicemente sono io che non lo conoscevo, ma sicuramente è una di quelle bevande che in estate fanno piacere, perché la limonata comunque è una cosa fresca che quando fa tanto caldo è sicuramente gradita. Poi finalmente la degustabox ha capito che io sono astemia, perché hanno mandato una birra, però questa volta analcolica, quindi anche per chi non beve alcolici finalmente c'è un prodotto adatto. Poi finiamo con la categoria bevande, così poi passiamo ai cibi solidi. Hanno mandato questa bevanda a base di erbe e spezie, in questo caso c'è menta e ibisco, è senza zucchero, è 100% vegan, è una specie di tè, secondo me un infuso, qualcosa del genere, che mi attira molto soprattutto in estate. A me piace la menta, non so come sia l'associazione con l'ibisco, però insomma avrò occasione di provarlo. Poi hanno mandato una confezione di maionese della marca Cuore, però 100% vegetale, quindi è senza uova e va bene anche per i vegani. Poi vedo un prodotto che avevano già mandato un pochino di tempo fa, mi era piaciuto tantissimo e sono contenta che lo abbiano inserito di nuovo, perché non l'ho mai trovato nei supermercati, ma ricordo che mi era piaciuto. È della marca Velarte e sono praticamente delle schiacciatine però rettangolari, quindi hanno una forma un po' più allungata, un po' più rettangolare, con i semi di girasole e si chiamano pipas. Mi erano piaciute tantissimo, anche come sostituto del pane o al posto dei grissini o semplicemente come snack, l'avevo veramente apprezzate. Poi per le mie grigliate estive nella casa di campagna hanno mandato delle patatine Casareccia croccante, buona come fatta in casa, spessa e saporita, della marca Salati Preziosi. Eccola qua. Queste sono cose che vanno bene, per quanto mi riguarda almeno, giusto quando ci sono questi pranzi, queste grigliate estive che facciamo, perché normalmente non è un prodotto che io comunque consumo. Poi una confezione di pane per i sandwich di grano duro, questo è della marca Morato, che è un'ottima marca, in particolare questo è l'American Sandwich. L'avevo già provato in passato, devo dire che è buono, ha delle fette leggermente più spesse, leggermente più grosse rispetto al classico pancake, però devo dire che mi ero trovata bene e devo dire che sì, è un tipo di pane che comunque apprezzo. Poi della marca Cannamela hanno mandato un preparato per sugo, aglio, olio e peperoncino. Questi io non li ho mai visti, ma sicuramente magari sono in circolazione già da un po'. Direi che aglio, olio e peperoncino mi vengono in mente solo ed esclusivamente gli spaghetti, quindi è sicuramente da provare quando faremo gli spaghetti. Adesso passiamo alle cose dolci, questa volta sono andata un po' più per categoria, diciamo che ho seguito rispetto al solito un ordine un pochino più sensato. Hanno mandato due confezioni di biscotti della marca Mulino Bianco. Questi sono zenzerini e hanno grano saraceno, succo d'uva e zenzero, 35% di grassi in meno rispetto alla media ovviamente. E questi sicuramente me li mangerò a colazione, come anche questi del resto, che sono pan di Yo,
quindi sempre della Molino Bianco, senza zuccheri aggiunti, con yogurt e cereali. Sono due confezioni di biscotti che io sono contentissima di aver ricevuto, perché a colazione io mangio quasi sempre i biscotti, quindi quando mi regalano biscotti sono sempre felice. Poi restiamo in tema biscotti, però questa volta non per la colazione ma come snack. Hanno mandato due confezioni di biscotti in monodose. Questi sono Croc e Roll della marca BEM. Io sinceramente non li ho mai visti, non li conoscevo. Questi hanno cacao con ripieno di nocciola, e invece questi hanno il biscotto al cacao con il ripieno di cocco. Sono sicuramente ottimi, sono quegli snack che secondo me apprezzerò. Poi, come ultimo prodotto, sempre nella categoria snack, hanno mandato della marca Giusto, senza glutine, delle barrette all'avena con succo di mele e lamponi. Io credo che saranno buonissime, perché comunque a me le barrette piacciono, quindi insomma tutto quello che c'è qua dentro direi che è apprezzato. Fatemi sapere nei commenti se poi avete deciso o meno di provare la Degustabox. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e vi mando un bacio enorme.